Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo, o meglio analizzeremo nel dettaglio, tanti accessori diversi. Avranno materiali diversi, forme diverse, disponibili alcuni sia in argento che in oro, altri solo in argento. Insomma, parliamo di click-clack, però con all'interno non solo metallo, ma anche dei materiali naturali come il legno e il bambù. Vediamoli! Allora, la prima che vediamo è questa, la Click Clack Bambù 20,5x7 mini argento. E dico mini perché poi ci saranno anche altre misure che avranno la stessa forma ma più grandi. Questa con esattezza misura 20,5 cm circa di larghezza, 7 di altezza. La distanza invece da qui all'inizio del manico è di 9 cm e lo spessore proprio del manico è di circa 1,3 cm. Ovviamente parliamo sempre di manici in bambù e quindi di un materiale naturale che può ovviamente subire delle piccole variazioni. Eccola qui, si è aperta, come potete vedere, insomma, ecco, esce fuori davvero una borsettina molto carina. E questa invece è la parte chiusa. Disponibile sia in questa variante che è argento e sia in quella oro. Questa invece è la Click Clack Bambù 25x8 medium argento, disponibile anch'essa in oro. Le misure sono, eccola qui, di 25 cm circa di larghezza per 8 di altezza. Lo spessore è sempre di circa 1,3 cm, ovviamente come abbiamo detto prima parliamo sempre di materiale naturale, pertanto leggermente flessibile, e la distanza qui dai pomoli al manico è di circa 9 cm. Eccola qui, e questa è l'apertura. E concludiamo questa triade con la Click Clack Bambù 27x8 large, questa invece è disponibile per il momento almeno solo in argento. E le misure sono di 27 cm circa di larghezza per 8 di altezza, la distanza è sempre di circa 9 cm per uno spessore di 1,3. Eccola qui, qui viene sicuramente un borsellino molto più grande. E sempre per rimanere in tema click clack con il manico in bambù, concludiamo con la Click Clack Bambù 27x9 Bambù Biggest Argento, disponibile però questa anche in oro, che misura 27x9. Come potete vedere, questa invece ha la parte non perfettamente dritta con gli angoli retti delle altre che abbiamo visto prima, ma invece molto più tondeggiante. Lo spessore è sempre di 1,3 cm e la distanza sempre di circa 9 cm. E concludiamo con la Click Clack Ironwood, che misura 26 cm di larghezza per 9 di altezza. La distanza dai due pomellini fino al manico è di circa 7 cm, la larghezza invece di questi ganci è di 1 cm, mentre lo spessore del manico in legno è di circa 1,5 cm. Eccolo qui, e questa invece è l'apertura totale della borsa che andrete a realizzare. Qui sicuramente verrà una borsa più grande rispetto ad altre click clack. Passiamo adesso alle click clack in legno. Questa che vedete qui è la Click Clack Cameron, che ha una larghezza di circa 8 cm da qui a qui per un'altezza invece di circa 4,5 cm. Lo spessore invece questo del manico è di circa 2,3 cm. Ovviamente vi arriverà con le pratiche viti in dotazione, e eccola qui all'apertura. Ci sono i quattro magneti che vi permetteranno di tenere ben salda la chiusura della vostra click clack, oltre a questi pratici gancetti che vi consentiranno quindi poi, una volta terminata la vostra creazione, di aggiungere eventualmente anche una catena, così come potete invece nasconderli perfettamente e utilizzarla invece a mo' di pochette. Proseguiamo invece adesso con la Click Clack Melissa, anche questa come potete vedere ha delle viti in dotazione, i magneti come avete visto sono molto resistenti e le misure sono di 26 cm circa di larghezza per un'altezza da qui a qui, ecco qui, quindi dal centro, meglio se la chiudiamo,
da questa parte, quindi diciamo dalla fine della clic-clac all'inizio, di 4,5 cm, per un'altezza invece totale di circa 10 cm. Lo spessore invece di circa 1,2 cm, mentre l'altezza di questa parte, quindi dove inserire poi la mano, è di circa 2,5 cm. Anche qui abbiamo visto, ci sono le viti in dotazioni, ci sono questi quattro magneti che vi consentiranno, come avete visto prima, di tenere chiusa la vostra clic-clac in maniera molto salda, e anche qui ci sono i pratici gancetti che all'occasione potrete utilizzare per inserire la vostra catena. Proseguiamo con i manici in legno Walker. Questi hanno una misura di 20,5, il massimo 21 cm di larghezza, per circa 11,5 di altezza. Le misure sono comunque variabili, perché parliamo anche qui, come le clic-clac che abbiamo visto in precedenza, di legno e quindi di un materiale naturale che potrebbe subire a volte delle piccole variazioni. Vi è questa chiusura a girello al centro che quindi vi consentirà di poter staccare le due parti e poter inserire tranquillamente il vostro lavoro attraverso queste pratiche fessure. Le avete viste? Ce ne sono alcune, poi vedrete che ci saranno anche altri video, altri news nei quali sarà possibile vedere tutte le altre presenti sul nostro catalogo Tessiland, anche perché di clic-clac ce ne sono davvero tantissime. Quelle che abbiamo visto sono in metallo, alcune disponibili solo in argento, altre anche in oro, con manici in legno, in bambù, e altre invece come la Cameron o altre sono disponibili invece in legno. Sono tutte davvero molto particolari, quelle diciamo con il manico in bambù hanno una forma un po' più classica, in modo tale che possiate realizzare quelle borse vintage che tanto vanno di moda. Le altre invece in legno sicuramente vi consentiranno di realizzare delle pochette comode, grazie alla chiusura pratica e sicura chiusura magnetica, che vi consentiranno, con tutta la variante di filati per borse presenti sul sito, di realizzare davvero una borsa da poter abbinare a qualsiasi capo voi abbiate. Quindi c'è solo che da scegliere e divertirsi. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!